Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video aggiornamento. Allora, come potrete vedere, sono nello snapshot 18V43A della 1.14. Sì ragazzi, è uscito finalmente questo snapshot dove avremo delle nuove texture per ogni singolo blocco. Ragazzi, guardate, hanno cambiato tutto. Hanno cambiato le texture per qualsiasi cosa. Guardate il blocco di smeraldi, guardate la luminite, cioè guardate tutti i blocchi, ad esempio, non lo so, gli arboscelli, guardate le foglie, mamma mia, hanno cambiato veramente tutto. Guardate le spade, le armature, le pozioni, il cibo, guardate com'è tutto diverso, guardate la carota, i secchi, hanno cambiato tutto, hanno migliorato, secondo me sono molto più carine così. Allora ragazzi, comunque sia, abbiamo un sacco di novità, quindi io vi invito subito a lasciare un like per supportare questo video, per supportare questa serie aggiornamento, perché ragazzi ci ho messo veramente un sacco a fare questo video, quindi mi piacerebbe tanto che lasciasti un like, tu sì, lasci un like, tu che stai guardando questo video, quindi cominciamo. Allora ragazzi, in queste prime novità, comunque sia, lagga un sacco questo snapshot, lagga un sacco ragazzi. Guardate, possiamo qua vedere le foglie. Guardate che belle, la texture delle nuove foglie. Comunque sia, sono usciti finalmente un sacco di scale nuove, un sacco di mezzi blocchi e un sacco di muretti, scusatemi. Ecco qua, li vediamo un pochettino insieme, ne prendo un pochettino. Guardate, abbiamo finalmente le scale di pietra, ragazzi. Le scale di mattoni del Nether, guardate. Le scale di... guardate come lagga comunque sia. Cioè, guardate, un sacco di tipi di scale, questi di diorite, mi sembra. Poi cosa abbiamo qua? Abbiamo i muretti, ragazzi. Finalmente i muretti di mattoni, i muretti di sabbia, guardate. Poi cosa abbiamo? Il muretto normale, cioè abbiamo un sacco di tipi di muretti, i muretti di prismarino. Poi qua cosa abbiamo? Vabbè, i vari mattoni del Nether con i propri mezzi blocchi, guardate i mezzi blocchi. Poi finalmente avremo il mezzo blocco di pietra, ma anche il mezzo blocco, cioè il blocco della scala in pietra, ragazzi. Guardate che bello, finalmente. Un sacco, quindi avremo un sacco di blocchi nuovi, veramente. Allora, procedendo, non ve li sto a elencare tutti, li potete vedere voi da qua, perché sono veramente tantissimi, altrimenti il video mi verrebbe lungo un sacco. Però guardate, finalmente bellissimo. Ok ragazzi, i bambù, sono stati aggiunti anche i bambù, ho fatto un video a riguardo che ve lo linkerò qua sotto. Allora, questi bambù cresceranno nelle foreste di bambù, che può essere normale o la versione Hills, che in pratica è la versione più alta in pratica. E queste canne di bambù possono crescere dai 12 ai 16 blocchi, ragazzi. E per farli crescere, dobbiamo fare così. Allora, qua ho messo un filo che possiamo togliere. Dovremmo utilizzare la farina d'ossa, ecco così, in questo modo. Potranno crescere, come ho detto, da 16 a 12 blocchi. Allora, poi una cosa molto bella, molto interessante: con la spada si potrà rompere il bambù in un solo colpo. Vabbè, io adesso sono in creative, però si potrà rompere, ecco, adesso sono in creative, non funziona, andiamo in game mode survival, ok. Si potrà rompere, ecco qua, il bambù in un solo colpo, molto bello, tipo a Indiana Jones. Allora, poi ci sono, torniamo magari in creative. Allora, ci sono altre novità, perché, allora, mettendo 4 bambù in una fornace, potremmo avere, diciamo, un combustibile per un singolo oggetto, quindi che durerà per un singolo oggetto, come possiamo vedere. Adesso finiamo, vediamo il termine, ecco qua, abbiamo cotto, diciamo, una costoletta di maiale con 4 canne di bambù. Non è che sia tanto essenziale, però è giusto farlo vedere. E con 2 bambù posizionati così possiamo creare un bastone, anche questo non è che sia tanto utile. Infine una cosa molto carina, questa è molto carina, con un vasettino e con un bambù possiamo ricreare una piantina di bambù, veramente molto carina per arredare.
Ok, la palestra, adesso la palestra, ho fatto anche della palestra un video a riguardo che vi lascerò sempre in descrizione. La palestra è questa, crossbow, e si potranno utilizzare due munizioni, i razzettini e le frecce. Questo sarà il crafting della palestra, si potrà anche droppare da dei mob specifici che vedremo dopo. Allora, per creare la palestra serviranno tre bastoncini, due cordicelle, un lingotto di ferro e un ganso da filo d'inciampo nel mezzo. E poi ci saranno tre libri per la palestra. Uno è il multishot, uno è il quick charge 3 e l'altro è piercing 4, che ho spiegato tutti questi incantesimi, ragazzi, cosa fanno, cosa non fanno, quindi è molto interessante quel video, quindi andatelo a vedere. Sarà, diciamo, anche questa una nuova arma, bellissima, guardate. E potremmo anche utilizzare i razzetti, mettendoli qua nella mano sinistra. E potremmo, ecco qua, lanciare anche i razzi. Sentite l'animazione? Molto carina. Quindi vi invito ad andare a vedere quel video perché veramente spiego un sacco di cose interessanti, ve lo linkerò qua sotto. Oh, adesso abbiamo i cartelli. Guardate, abbiamo finalmente 6 tipi di cartelli per ogni, diciamo, per ogni legno, per ogni colore del legno. Abbiamo il legno normale, il legno della giungla, il legno scuro, il legno d'acacia, il legno d'abete, eccetera, eccetera. Comunque sia, finalmente. E come potete vedere, hanno cambiato il colore delle scritte interne, perché ovviamente qui non si sarebbe visto il nero. E diciamo che anche qui sì, il bianco è molto più visibile, a mio parere. Quindi molto carino. Anche questi cartelli finalmente si potranno fare un sacco di cose. Io sono sempre a favore con tutte queste novità, con tutti questi nuovi colori, perché si potranno creare sempre cose bellissime, a mio parere. In survival. Ok, adesso il quarzo levigato, l'arenaria rossa, l'arenaria e la roccia levigata, che erano ottenibili solo in creativa, si potranno ottenere anche in sopravvivenza, ragazzi. E come si potranno ottenere? Basterà cuocere dentro la fornace, ad esempio. Dalla roccia si potrà avere questa roccia levigata. Si dovranno cuocere dentro la fornace normalmente. Ecco, adesso aspettiamo tutto il procedimento. E comunque sia, vale per tutti i blocchi che ho citato questa cosa. E saranno molto utili comunque sia per costruire, a mio parere. Ecco, guardate la roccia levigata, bellissima. Finalmente potremmo averla anche in survival, finalmente. Comunque sia, guardate le texture che hanno aggiunto. Wow, ce ne saranno delle belle da vedere. Ok, adesso passiamo ai muretti del Nether, ragazzi. Per creare questi muretti del Nether basterà avere 6 mattoni del Nether e posizionarli in questo modo. Ecco qua abbiamo anche la scaletta che ci fa vedere come crearli. Ecco qua, basterà crearli in questo modo ed avremo i nostri muretti. Guardate che belli anche questi muretti, molto carini, bellissimi. Allora, sono stati aggiunti i 4 colori mancanti, cioè le 4 tinte mancanti, che ho fatto sempre un video che è quello in descrizione che vi lascerò, cioè il colorante blu, il colorante marrone, il colorante nero e il colorante bianco, che si potranno ottenere con queste cose qua sotto che vi ho fatto vedere. E si potranno ottenere anche con dei fiori che dopo vedremo. Comunque sia, ecco, adesso vi faccio vedere. Possiamo ottenerli benissimo, qui chiudiamo, con la farina d'ossa, vedete, ci dà il white dye, col blu, con il cacao, con la sacchia d'inchiostro, vedete? Molto carini. E comunque sia, andranno a sostituire, adesso vi faccio vedere, tutte le tinte. Ecco, vedete, andranno, adesso non ci sono, però andranno a sostituire tutti i coloranti. Perfetto, bellissimo. E per trovare questi coloranti sono stati aggiunti nuovi fiori. Ecco qua, bellissimi. Ci sono 3 nuovi fiori. Allora, questo sarà il fiore blu, guardate, molto carino, che ovviamente sarà per il colorante blu. Questo qua il bianco, anche questo carinissimo, per creare il colorante bianco. Non c'è il colorante marrone, non lo so, un fiore marrone, boh, non lo so, non c'è. Sarebbe stato bello che ci fosse. Oh, è questo, ragazzi, guardate. Questo fiore è molto strano, perché come potete vedere è un fiore nero, ma vedete, ha delle particelle come se fossero delle particelle di fuoco. E cosa fa questo fiore oltre a darci il colorante nero? Se andiamo vicino, adesso siamo in creative, non ci succede niente, però vedete? Avvizzamento. Vedete? Andando in survival, adesso vi faccio vedere. E andandogli vicino in survival, guardate, si avvelenerà, ragazzi, come se fosse l'effetto dello scheletro wither, quindi sarà anche un fiore cattivo, diciamo non un mob cattivo, ma un fiore che ci attaccherà. Molto, molto strano questo effetto. E comunque sia, il nome di questo fiore sarà la Wither Rose, quindi la rosa del Wither. Ancora comunque sia, non si sa il luogo di spawn, dove spawnerà, non lo so, quindi staremo a vedere.
Oh, allora ragazzi, sono stati aggiunti dei nuovi mostri, fra cui il Pillager e l'Illager Beast. Mamma mia, adesso li andremo a vedere, ragazzi, finalmente. Allora, spawniamo subito il Pillager. Ecco qua, è questo qua molto cattivo. Guardate, con la balestra, anche se sono in creative, non lo so, mi segue comunque sia. Ecco, guardate, sarà il nemico dei Villager, vi stavo dicendo, che attaccherà i villaggi. Cercherà di depredarli. Sarà molto cattivo, armato della balestra. E una volta ucciso, potrà droppare la balestra. Per ora, guardate, è cattivissimo. E adesso, ragazzi, andremo a vedere l'Illager Beast. Guardate. Guardate che immenso. È una specie di toro, una specie di Iron Golem cattivo, si può chiamare. Perché cos'ha di speciale questa bestia? Ti spingerà via, perché si attaccherà anche a noi, oltre che il Pillager. Questa bestia si attaccherà. Ecco, adesso sta saltando perché è un po' buggato questo snapshot, ragazzi. Comunque sia, ci spingerà via con contraccolpo e farà tantissimo danno, ci farà tantissimo danno, ragazzi, quindi sarà una bestia molto forte. Avrà un sacco di HP e quando morirà dropperà la sella, vedete? Ha anche una sella, non si sa. Cioè, sarebbe bello addomesticarla anche, però non voglio dire cavolate. Però guardate, è veramente cattivo, veramente mastodontico come mostro. E quindi attaccheranno i villaggi, saranno veramente spietati questi due mostri. Non si sa ancora se potrebbero attaccarsi anche a noi, ragazzi, quindi stiamo a vedere. Oh, adesso, ragazzi, ci sarà un nuovo procedimento per creare i banner. È stato aggiunto un nuovo blocco, cioè il loom, che in pratica è come una macchina tessile per le tele, diciamo. Ecco, guardate, ancora non si sa bene il nome. Il crafting è molto semplice, basterà mettere due cordicelle e due pezzi di legno qua sotto per crearla. E diciamo che sarà un'innovazione, se così vogliamo chiamarla. Adesso non ho preso i banner, prendiamoli. Ecco, prendiamo due stendardi ad esempio. Adesso vediamoli insieme. Allora, qua, come possiamo vedere, andrà messo lo stendardo. E qua ci saranno dei banner che si potranno craftare. Ancora non so come, ragazzi, però saranno, diciamo, di default. Proviamo a prendere questo qua. Dov'è? Proviamo a prendere questo dello skull, ok, del teschio, perfetto. Qua andrà messo un colorante, ad esempio mettiamo questo, ah, lapislazzo, l'ho sbagliato, ragazzi. Vedete, adesso le tinte, solo le tinte andranno, non questi coloranti. E vedete? Oh, avete sentito l'animazione, che carina? E adesso potremo creare questi stendardi base, diciamo. È, diciamo, una cosa per aiutare anche quelli più che non sanno come creare gli stendardi, per aiutarli. È molto carino. Proviamo a crearne un altro, magari. Prendiamo questo del creeper. Sì, prendiamo questo del creeper e proviamo di giallo. Guardate che bello, sentite l'animazione, guardate che bello anche questo del creeper, molto carino. Quindi questa macchina servirà, diciamo, per... ancora non si sa bene cosa potrebbero implementare ulteriormente, però servirà per i banner, molto carini. Oh, allora, adesso sarà molto più semplice scrivere i libri, ragazzi, perché guardate, hanno messo la possibilità, oltretutto come potete vedere, di andare velocissimo, però fate conto, se io voglio cavare questa S, una volta non avrei potuto cavarla, però... come potete vedere col mouse, io posso andare qua sopra e cavare questo punto, quindi sarà molto più semplice. Se vi ricordavate, una volta non era possibile scrivere tutto così oppure cancellare, bisognava riscrivere un libro da capo, quindi diciamo una rivoluzione, veramente una cosa molto innovativa e molto carina. Ok, adesso passiamo ai panda, ragazzi. Io ho fatto sempre un video sui panda che potrete trovare in descrizione, dove vi dirò un sacco di informazioni utili in più. Allora, come abbiamo visto nello scorso video, i panda sono questi. Possiamo creare i piccolini, come possiamo vedere, cioè come potete vedere. I panda possono nascere con diversi caratteri, come potete vedere. E se io adesso, ecco, come potete vedere, se gli do del bambù, si accoppieranno. Forza, accoppiatevi. Accoppiatevi, forza. Ecco, e se l'animazione, se io, ecco, gli do il bambù, perché, ecco, così gliel'ho dato. Guardate l'animazione, che carina. Un'altra cosa, ragazzi, se i piccolini di panda starnutiscono, spaventeranno le mamme. Comunque sia, sono ghiotti di bambù, i panda. Ok, è stato aggiunto un nuovo tesoro per le navi affondate. Troveremo questo stufato sospetto. Stufato sospetto si chiama. E lo troveremo nelle navi affondate. E se lo mangeremo avrà degli effetti strani, degli effetti particolari. Oh mio Dio,
questo panda ci è venuto addosso. E per creare questa nuova zuppa dovremmo prendere una ciotola, due funghi e un fiore. Ogni fiore avrà un effetto diverso. Allora prendiamolo, vedete questo stufato. Adesso vado in survival. E per creare questa zuppa basterà mettere una ciotola, un fungo qua e un fiore, ad esempio il papavero, ecco qua. Proviamo subito a mangiarla, vediamo. Ok, cosa ci dà? Velocità, guardate, ok, questo stufato sospetto ci dà velocità, perfetto, bellissimo. Quindi ogni fiore avrà il proprio, diciamo, potere magico. Ok, sono state aggiunte delle nuove cose, adesso dalla community, è bello ogni tanto anche che aggiungano cose con i consigli della community. Allora, iniziamo subito. Le foglie ogni tanto possono droppare dei bastoncini rompendole, quindi molto carino. Allora, poi il fiore del Chorus si può rompere con una freccia, quindi prendiamo una freccia e rompiamolo. Ecco qua, si potrà rompere anche con una freccia adesso. Poi, allora, ora gli arboscelli... si potranno usare come combustibile per cuocere le cose. Ecco come possiamo vedere. Non è tanto utile, però va bene così. Ok, adesso il crafting per la zuppa di coniglio e la zuppa di barbabietole, cioè lo stufato di coniglio, scusate, e la zuppa di barbabietole, si potrà creare dal banco di lavoro senza un ordine preciso, quindi buttando a caso le cose. Ok, una piccola informazione sui creeper. Adesso potranno creare, cioè potranno droppare, diciamo, il disco musicale anche dagli scheletri, cioè gli stray, che sono la versione invernale degli scheletri. E poi ragazzi, come ultima cosa, la cosa, secondo me, una cosa bellissima. Che casino che fai, panda. Una cosa bellissima. Allora, mettendo dentro un distributore delle cesoie e, diciamo, posizionando una leva, fare un circuito, guardate cosa succede. Si potranno tosare le pecore. Guardate. Mamma mia, che bello. Cioè, avete capito? Si potranno tosare le pecore. Si potrà creare una farm di pecore di lana automatica. Quindi un'innovazione incredibile. Wow. Ok, io per questo video informativo ho finito. Se c'è qualcosa che ho dimenticato oppure qualcosa che sapevate già, sarei felice di saperlo nei commenti, se potete scrivermelo. Io vi invito a lasciare un like, ragazzi, se vi è piaciuto il video, se vi piacciono questi video informativi. Io vi aspetto nel prossimo video, non mancate, mi raccomando. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Do 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 do